Ottobre 2021 torna la Absa Cape Epic, giunta alla sua 17ª edizione. La spettacolare corsa a tappe africana di mountain bike attraversa lo spettacolare Western Cape per 8 giorni di incredibili gare di mountain bike. 600 concorrenti provenienti da tutti gli angoli del mondo, campioni olimpici, campioni mondiali e nazionali. Città del Capo è il punto di partenza per la gara del 2021, è una città contemporanea davvero unica. Si affaccia sull'oceano Atlantico ed è all'ombra dell'iconica Table Mountain. Questa è la località per il prologo, è una breve introduzione alla gara di 20 km, una crono. Questa è la grafica del percorso ospitato alla Cape Town University. Una volta che i corridori lasciano il campus, affronteranno rapidamente le brusche salite e le discese tecniche della Table Mountain. 20 km e 600 metri di dislivello per dimostrare sin da subito il proprio valore e la propria forma fisica a questa edizione della Cape Epic 2021. Abbiamo visto partire la coppia Ariane Luthi e Robin De Groot che hanno fatto un buon tempo, mentre questa in azione è la coppia sudafricana Mariske Strauss e Candice Lille. Stanno sicuramente facendo una buona prova in questo prologo della Cape Epic 2021. Siamo quasi all'epilogo per la coppia sudafricana e chiudono con poco meno di 56 minuti questo prologo della Cape Epic. La coppia Specialized con Sina Frey e Laura Stigger sono sicuramente le favorite oggi. La Frey è una delle rider di maggior successo dell'anno, campionessa olimpica, bronzo ai campionati del mondo ed è anche la campionessa del mondo in carica per quanto riguarda la specialità dello short track. E la coppia Specialized è la più veloce. E siamo al podio femminile, terzo posto per il team Salusmid, secondo per Faces CST e vittoria per la coppia Specialized Sina Frey e Laura Stigger. Nella gara maschile il terzo posto va al team Canyon Northwave, formato da Andreas Siewald dalla Germania e Martin Stosek dalla Repubblica Ceca. Siewald è il campione del mondo marathon in carica e il suo compagno, il ceco Martin Stosek, è al secondo posto nella Coppa del Mondo. Mentre stiamo vedendo il team 91 Specialized con Jordan Sarrou, il francese, e il sudafricano Matthew Beers, che sono i più veloci della giornata. Questa coppia è sicuramente da tenere d'occhio in questa edizione della Cape Epic. Secondo posto per la coppia Colombo-Zanotti del team KTM BNC. Siamo molto contenti del nostro inizio e sappiamo che la vera gara incomincia domani e vediamo cosa possiamo fare, è la nostra prima esperienza e quindi gara dopo gara faremo le nostre conclusioni. L'Absa Cape Epic è una magica corsa africana di mountain bike che vede 300 squadre formate da due biker affrontare 620 km e un dislivello di quasi, pensate, 16.000 metri in 8 estenuanti giorni. L'impegnativo terreno del Western Cape porta i biker da Cape Town al grande finale in Val de Vie. La prima tappa di oggi inizia e si conclude nel distretto frutticolo di Ceres.
La prima tappa è notoriamente dura. Oggi i biker dovranno affrontare 98 km e 1850 metri di dislivello. Il punto cruciale della corsa è noto come la salita Dead Man Walking, seguita dalla discesa infinita chiamata Pipeline. E si parte, parte la prima tappa della 17esima Absa Cape Epic. I biker lasciano Ceres dirigendosi verso il deserto roccioso del Western Cape. E siamo con lo start che riguarda le categorie femminili. Ci sono tutte con Sina Frey, Laura Stigger del team Specialized, il team Salusmid e la coppia Faces CST. Ed è stato dato lo start anche per la categoria femminile. Si parte in questa prima tappa dell'Absa Cape Epic 2021. E attenzione, sfortuna, inizio gara per il team BMC KTM, secondo ieri. Prima un problema meccanico con il deragliatore, perde 3-4 minuti, poi una foratura a seguire. E purtroppo la coppia sarà sicuramente fuori dalla corsa per il podio oggi. Nella prima parte della gara maschile il gruppo di testa resta unito, tuttavia non appena si avvicinano alla salita più dura della giornata, il Dead Man Walking, è il team 91 Specialized in maglia gialla che prende il comando e detta il ritmo. Al gruppo degli inseguitori intanto si unisce il team sudafricano Eurosteel 2, portando il gruppo a un totale di 4 squadre e dovranno sicuramente lavorare insieme se vogliono catturare la coppia in fuga. Al 70esimo chilometro raggiungono i primi e lavorano sicuramente tutti insieme per guadagnare tempo sul gruppo degli inseguitori. E mentre i leader si avvicinano al traguardo di Ceres, uno sprint finale tra l'altro è inevitabile. Per gli ultimi 10 km il ritmo è rovente. E siamo con le nostre immagini alle ultime centinaia di metri ed è, attenzione, Uber e Schneller davanti. Ed è proprio la coppia Uber e Schneller che taglia il traguardo per prima. Subito dietro Simon Stibian e il suo compagno Martin Frey dei Bulls 2. Ma andiamo subito al podio finale con al terzo posto il team Canyon Northwave, al secondo il team Bulls 2 e il primo posto che va al team Bulls 1 con Uber e Schneller. Mentre il team Specialized riesce a mantenere la maglia gialla di leader. In campo femminile intanto il gruppo resta unito per i primi 40 km di gara e sono Sina Frey e Laura Stigger a fare la prima mossa verso la salita del Dead Man Walking. In cima alla salita c'è il Dimension Data Hotspot, attraverso il quale la coppia svizzero-austriaca passa per prima. La coppia continua a spingere sulla discesa tecnica e sul successivo tratto pianeggiante ed è proprio la coppia svizzero-austriaca, Sina Frey e Laura Stigger, che vanno a vincere con un tempo di 4 ore e 35 secondi. E ultime fatiche anche per Ariane Luti e Robin De Groot del team Salusmed, che tagliano il traguardo e salgono così sul secondo gradino del podio nella difficile tappa di oggi. E sta per arrivare anche la coppia sudafricana con Mariske Strauss e Kandil Lil, che salgono così sul terzo gradino del podio a poco più di 12 minuti dalle vincitrici. E siamo alla seconda tappa, quella del Queens. I corridori lasciano la valle di Ceres e si dirigono verso le montagne di Vitzenburg. È senza dubbio una delle zone più impegnative per la guida, con lunghi single track e discese
specialmente la discesa finale, molto molto impegnative, per un totale di 96 km e 2100 metri di dislivello. Maglie di leader indossate da Jordan Sarrou e Matthew Beers, i loro rivali in classifica sono il Team Canyon Northwave e i Team Bulls 1 e 2. E scatta lo start di questa seconda tappa della Cape Epic. 96 km e 2100 metri di dislivello. E pronte anche le categorie femminili con le specialiste del cross country Sina Frey e Laura Stigger del team Specialized, che indossano la maglia di leader femminile per la tappa di oggi. E la pistola spara, scatta lo start e le squadre si dirigono verso la Ceres Valley. Hanno davanti a sé sicuramente un'incredibile giornata di mountain bike qui in Sudafrica. Le prime tre squadre della classifica generale percorrono insieme, lo vediamo, la Valle di Ceres. Ma siamo ora con la gara maschile in testa. Si corre sul terreno tecnico e sui bellissimi single track della Württemberg Valley. Il gruppo è ancora composto da 10 squadre che stanno solo aspettando il momento migliore per uscire dal gruppo e tentare di fare la differenza. Il Team Canyon Northwave è al secondo posto nella classifica generale e fa il primo attacco della giornata. Nell'ultima discesa Jordan Sarrou e Matthew Beers prendono il comando e danno vita a una discesa davvero downhill. Il terreno si appiattisce ed è Matthew Beers, il campione sudafricano locale, che prende il comando e porta a casa con il compagno Sarrou la loro seconda vittoria. Andreas Sivald e Martin Stosek del Team Canyon riescono a limitare i danni e tagliano il traguardo 26 secondi dopo. Buona giornata per il Team Bulls, che chiude al terzo posto con Urs Huber e Simon Schneller. Podio maschile con al terzo posto il Team Bulls, Urs Huber e Simon Schneller. Al secondo il Team Canyon Northwave con Andrea Sivald e Martin Stosek. E il vincitore, il team vincitore, il team Specialized con Jordan Sarrou e Matthew Beers. Ma torniamo sul percorso di gara per seguire l'epilogo della gara femminile. Stanno volando lungo l'ultima discesa le coppie femminili, con il team Songo Specialized in testa. Sina Frey e Laura Stigger si stanno avvicinando alla loro terza vittoria in questa Cape Epic. E infatti braccia al cielo e si festeggia la terza vittoria consecutiva per il team Songo Specialized. Il podio femminile vede al terzo posto il team Faces CST con Candice Lill e Mariske Strauss. Seconda la coppia del team Salusmed con Ariane Luti e Robin De Groot, e le vincitrici Sina Frey e Laura Stigger del team Specialized. 17esima edizione dell'Absa Cape Epic. Siamo alla terza prova, terza tappa di questa spettacolare gara sudafricana. Vediamo la grafica della tappa di oggi con 91 km da pedalare e 2100 metri di dislivello da affrontare. Al 70esimo chilometro ci sarà la dura salita del Fantier Pass con pendenze medie del 14% e una pendenza massima del 22%. Una salita veramente impegnativa che deciderà la sorte di questa tappa della Cape Epic. La maglia gialla di leader è indossata dalla coppia Matthew Beers e Jordan Sarrou del team Specialized, che devono stare però molto attenti perché a soli 4 minuti di distanza ci sono le coppie Canyon Northwave e Team Bulls. Ed è ancora una volta la coppia svizzero-austriaca Sina Frey
e Laura Stigger con la maglia di leader arancione alla linea di partenza della tappa di oggi per quanto riguarda le categorie femminili. Sono seguiti dal team Salusmid e Face CST. E anche le ragazze lasciano l'erba umida con temperature fresche, ma il sole sudafricano sta bruciando e si prevede oggi una temperatura che si aggirerà attorno ai 35 gradi Celsius. Intanto sono i sudafricani del team Eurosteel 2 ad allungare sul gruppo di testa, gruppo che è in ritardo di un minuto dopo appena 20 km di gara. E continua l'azione dei due sudafricani del team Eurosteel 2. Siamo al 40esimo chilometro e qui sono 2 minuti di vantaggio per i due sudafricani. Attenzione, De Toi scivola sul ponte bagnato, il ritmo è furioso, si cerca di allungare il più possibile dal gruppo di testa, ma niente da fare, ecco qua, rottura del manubrio, alla fine si devono fermare e riparare il manubrio della mountain bike per quanto possibile. Al comando si portano il campione del mondo marathon Sivald e Stosek, i due vogliono mettere un po' di pepe in testa alla corsa e guidano ora il gruppo di testa ed inizia la lunga salita, la salita più ripida dell'intera APSA Cape Epic. E il team Canyon continua ad attaccare, porta con sé il team Trek Pirelli con Samuele Porro e Fabian Rabesteiner, che hanno forato nel prologo ma sono comunque biker molto esperti su questi sentieri della Cape Epic e sono anche tra i biker favoriti per questa edizione 2021. E attenzione, tutto si riduce allo sprint finale e il team Canyon ce la fa, è la loro prima vittoria di tappa. A soli 2 secondi e mezzo il duo italiano Trek Pirelli con Fabian Rabesteiner e Samuele Porro. La squadra Bulls 1 si allontana dalla maglia di leader e conquista la terza posizione in ritardo di 19 secondi. E il team Canyon Northwave celebra la vittoria questa tappa della Cape Epic, mentre la coppia Trek Pirelli, Samuele Porro e Fabian Rabesteiner è al secondo posto. Il team Bulls sale ancora sul terzo gradino del podio. Il team Specialized rimane in maglia gialla di leader. Per la gara femminile i primi 20 km della gara vedono stare insieme tutto il gruppo mentre il sole sorge sul bellissimo terreno di Tulbagh. Andiamo verso il Fantis Pass, la salita più ripida e dura del percorso 2021 di questa Cape Epic. Raggiunge il più del 20% di pendenza. A soli 20 km dalla fine il team Specialized vede l'opportunità di avvantaggiarsi e succede proprio questo. Ad inseguire Sina Frey e Laura Stigger sono Robin De Groot e Ariane Luti. Ma c'è poco da fare, Sina Frey, la svizzera, e Laura Stigger, l'austriaca, sono sicuramente più veloci e si avviano verso l'arrivo e ottengono un'altra bella vittoria di tappa con un tempo totale di poco più di 4 ore e mezza per completare i 91 km della tappa. Il team Salusmed arriva secondo con 3 minuti e 43 secondi di ritardo e il team Faces CST finisce di nuovo in terza posizione. Il team Songo Specialized sfoggia la maglia arancione di leader. Per te, per la tua passione, l'abbigliamento tecnico sportivo Tech Series ti garantisce la migliore traspirabilità e resistenza al vento, alla pioggia e al freddo. Tech Series è un prodotto tutto italiano che nasce dalla ricerca e sviluppo di Plastotex. Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Non fermarti.
mai. E siamo con le nostre immagini alla quarta tappa di questa 17esima edizione dell'Absa Cape Epic. La quarta tappa di oggi porta le squadre da Sarosberg a Slangok. Sono 73 km con 1650 metri di dislivello. Bellissime queste immagini intanto che la regia ci offre, mentre questa è la grafica del percorso di oggi. Sulla carta la tappa di oggi sembra essere sicuramente più facile del solito, ma c'è un picco verso la fine, lo vedete, che sicuramente metterà alla prova i biker sul finale di gara. Nella tappa relativamente breve di oggi, la squadra 91 Songo Specialized di Sarru e di Beers indossa la maglia gialla di leader di questa Cape Epic. I loro avversari più vicini nella classifica generale, i vincitori della tappa di ieri, gli atleti del Team Canyon Northwave, sfortunatamente non possono essere oggi sulla linea di partenza a causa di problemi di stomaco di Martin Stosek. Ma andiamo subito anche a vedere la partenza. Per quanto riguarda la gara femminile, stanno prendendo il posto le donne. Vediamo Mariska Strauss, Candice Lill e le atlete del team Salusmed con Ariane Luti e Robin de Groot. E naturalmente le atlete del Songo Specialized con Sina Frey e Laura Stigger. E scatta lo start anche per quanto riguarda la gara femminile. Le atlete si dirigono ora verso la nebbiosa Tulbagh Valley. C'è un bellissimo sole che sorge e si prevede che la giornata sarà in condizioni perfette per la gara. C'è un leggero vento. Intanto per quanto riguarda la gara maschile, sono Hans Becking, il campione olandese, e il suo compagno di squadra, il portoghese José Dias del team Buff Scott, a fare la mossa decisiva e riescono ad aprire un varco. Dietro di loro Matt Beers e Jordan Sarru. Li vediamo ora con la maglia di leader di questa Cape Epic. Intanto Becking e Dias sono alla disperata ricerca della loro prima vittoria a questa Absa Cape Epic. Danno il massimo in discesa e i vincitori della quarta tappa sono proprio loro. Sono Hans Becking e José Dias del Buff Scott MTB Team. E di nuovo sul podio sono Bat Beers e Jordan Sarru che chiudono in seconda posizione a soli 43 secondi di ritardo. Terzo gradino del podio tutto tedesco con Simon Stibian e Martin Frey. I compagni di squadra del Bulls, Urs Huber e Simon Schneller, tagliano il traguardo perdendo più di 20 minuti e scendono dal terzo al sesto posto nella classifica generale. Con il terzo posto di oggi del team Bulls 2, Simon Stibian e Martin Frey sono ora secondi nella classifica generale. Al secondo posto oggi Matthew Beers e Jordan Sarru del team 91 Songo Specialized estendono il loro vantaggio assoluto. I vincitori della tappa di oggi sono Hans Becking e José Dias del team Buff Scott. Per la gara femminile i team Specialized e Salusmed prendono l'iniziativa sin da subito, ad appena un'ora dall'inizio della gara, e mettono un po' di spazio tra loro ed il resto del gruppo. È sicuramente una mossa tattica
Dopo il single track si portano al comando Sina Frey e Laura Stigger. Luthi e The Grot cercano di ricucire il distacco mentre attraversano questo terreno tecnico. Davanti ci sono Sina Frey e Laura Stigger e ad inseguire Ariane Luthi con Grot, che sono però al limite. Il team Specialized continua con il proprio ritmo e va a vincere piazza pulita per la coppia svizzero-austriaca, mentre il team Faces supera Luthi e The Grot e tagliano il traguardo in seconda posizione. Chiudono al terzo posto Ariane Luthi e Robin The Grot. Team Salusmed quindi terzo, ma è ancora secondo in classifica generale. Il team Faces CST è sul secondo gradino del podio, mentre sono ancora imbattibili Sina Frey e Laura Stigger del team Specialized. E siamo alla quinta tappa di questa K-Papic e il profilo della tappa di oggi sembra veramente una lama seghettata. È una giornata meteorologicamente non buona, purtroppo. Arrivo e partenza da Wellington. Sono 84 km, ma un'altimetria molto molto importante, con 2.900 metri di dislivello. Indossano la maglia di leader Matt Beers e Jordan Sarru, gli avversari di tappa odierna. Sono i biker del Trek Pirelli con i due italiani Samuele Porro e Fabian Rabensteiner, poi il team Bulls con Simon Stibian e Martin Frey e il team Buff Scott di Hans Becking e José Diaz. E si parte! La categoria uomini lascia per la prima volta Wellington. La tappa di oggi sarà una delle più dure di quest'anno, con il maggior numero di salite. Le previsioni non favorevoli per quanto riguarda la giornata odierna potrebbe sicuramente fare la differenza. Linea di partenza femminile con Mariska Skraus e Candice Lill, Ariane Luthi con Robin De Grot e le atlete della Specialized, Sina Frey e Laura Stigger. E scatta lo start, minaccia pioggia, ma per ora va bene, c'è fresco, un vero vantaggio sicuramente per i biker che provengono dall'emisfero nord. Sicuramente più abituati a questo genere di temperature. All'inizio della gara maschile le prime quattro squadre della classifica generale costituiscono il gruppo di testa. Stibian del team Bulls si sente ovviamente forte oggi e detta il ritmo al gruppo di testa. Siamo sulla leggendaria salita dell'Alp Duez e il tedesco Stibian è ancora al comando. Il team Buff Scott ha chiaramente dei progetti di vittoria nella tappa odierna della Cape Epic. I due prendono le redini della corsa, pronti ad affrontare in testa il single track tecnico e la discesa chiamata Full Mountain. Il tedesco Stibian riesce a fronteggiare l'azione della coppia di testa, ma il compagno Frey non ha decisamente il ritmo giusto oggi. Il team Buff Scott è ora in testa da solo con un vantaggio di 1 minuto e 18 secondi. E dopo 84 km e 2.900 metri di dislivello, il team Buff Scott porta a casa la seconda vittoria consecutiva di tappa in poco meno di 4 ore. Secondo è il team Bulls 2 che va a vincere lo sprint con la coppia Specialized. Quarti sono Fabian Rabensteiner e Samuele Porro del Trek Pirelli. Jordan Sarru e Matt Beers di 9-1 Songo Specialized sono terzi oggi. Il team Bulls 2 con Simon Stibian e Martin Frey salgono sul secondo gradino del podio e i vincitori sono gli atleti del team Buff Scott, Hans Becking e José Diaz. Sarru e Beers rimangono con la maglia di leader gialla dopo esattamente 19 ore in sella con
un vantaggio sugli avversari di 6 minuti e 39 secondi. Per la gara donne, gruppo compatto per i primi 30 km di gara, con tutte le migliori nel gruppo di testa. Passano i chilometri e davanti la coppia Specialized con Sina Frey e Laura Stigger e la coppia Faces CST con Candice Lill e Mariska Strauss si alternano in testa alla corsa. È solo nell'ultima salita dell'Alp Duets che Sina Frey e Laura Stigger si portano davanti e guadagnano oltre un minuto sulle avversarie. Mostrano le loro incredibili abilità tra gli alberi e tagliano il traguardo da vincitrici in poco più di 4 ore e 51 secondi. Il team tutto sudafricano Face CST arriva al secondo posto con 1 minuto e 43 secondi di ritardo e il team Salusmed sale sul terzo gradino del podio. Podio femminile con le vincitrici di questa quinta tappa, Sina Frey e Laura Stigger del team Specialized. Le due biker indossano anche la maglia di leader arancione e allungano il loro vantaggio sulle avversarie a 28 minuti e 51 secondi. L'Absa Cape Epic è alla sua penultima tappa e il cielo si è aperto scaricando 32 mm di pioggia. Questa è una delle gare a tappe più dure al mondo e le condizioni la rendono ancora più difficile oggi. La penultima tappa è un circuito con partenza ed arrivo da Wellington. Si parte dall'università. I biker dovranno affrontare incessanti brevi salite e discese tra i vigneti prima del single track, delle montagne russe, per un totale di 81 km e 1850 metri di dislivello. Sulla linea di partenza maschile, attualmente in quarta posizione, c'è il team Scott Booth con Hans Becking e José Diaz. Il Trek Pirelli di Samuele Porro e Fabian Rabesteiner al terzo posto. Al secondo ci sono i Bulls 2 con Martin Frey e Simon Stibian. E poi il team Specialized con Jordan Sarru e Matthew Beers, che indossano anche le maglie di leader, le maglie gialle. E scatta lo start della sesta tappa di questa Cape Epic. Ed esce anche il sole, il terreno però non avrà sicuramente avuto molte possibilità di drenare, quindi sarà una giornata fredda e umida in sella oggi. E anche la categoria femminile si dirige verso la linea di partenza per lo start della sesta tappa. Queste sono Laura Stigger e Sina Frey. E scatta lo start anche per la categoria femminile. Con l'aiuto della regia recuperiamo la gara maschile. Siamo nei primissimi chilometri di gara, gruppo compatto con tutti i migliori in testa. Sono gli atleti del Scott Booth ad attaccare a metà gara circa e passano al comando nonostante una foratura riparata però velocemente. A tenere il passo le maglie gialle e i Bulls 2, mentre purtroppo stanno soffrendo i biker del team Trek Pirelli, Porro e Rabesteiner. Il campione italiano marathon Fabian Rabesteiner deve aspettare il compagno Samuele Porro. Samuele è rimasto vittima di un infortunio ad agosto ed è sicuramente meno allenato. E intanto la testa della corsa se ne va. Le due squadre in fuga collaborano fino al traguardo. Martin Frey e Simon Stibian del team Bulls e Jordan Sarro con Matthew Beers
si avviano verso il traguardo di questa sesta prova della Cape Epic. E il team Bulls davanti, attenzione, rettilineo d'arrivo, ed sono proprio Martin Frey e Simon Stibian, team Bulls, ad aggiudicarsi la tappa, seguiti in seconda posizione da Jordan Sarro e Matthew Bears. Terzo posto per Hans Becking e José Diaz, che nell'ultima salita raggiungono e superano gli italiani Fabian Rabesteiner e Samuele Porro. Terzi quindi José Diaz e Hans Becking del team Buff Scott. Secondi Jordan Sarru e il campione sudafricano Matt Beers. E i vincitori sono Martin Frey e Simon Stibian, i tedeschi del team Bulls 2. Indossano la maglia gialla di leader Jordan Sarru e Matt Beers del team Specialized. Per la gara femminile, intanto, sulla seconda salita di giornata, il team Salusmed fatica, proprio oggi non riesce a tenere il passo. Il team Specialized e Faces CST vedono la loro occasione e mettono a dura prova Luti e De Grot. Ed è lotta per quasi tutta la gara tra la coppia sudafricana del Faces CST e la coppia Songo Specialized. Il duo svizzero e austriaco però vuole piazza pulita e ce la sta mettendo tutta per mantenere la testa della corsa. La coppia Faces e Specialized si sfidano all'ultimo, fino all'ultimo chilometro. E attenzione ad avere la meglio è la coppia Songo Specialized con Sina Frey e Laura Stigger. In seconda posizione la coppia Faces CST con Lil e Strauss. Terzo posto per la coppia Salusmed, Ariane Luti e Robin De Grot. Terzo gradino del podio per il team Salusmed, secondo per la coppia Faces CST, Mariske Strauss e Candil Lil, e finora imbattute all'APSA Cape Epic 2021, Sina Frey e Laura Stigger. Il team Songo Specialized mantiene anche la maglia di leader arancione. È l'ultimo giorno dell'APSA Cape Epic 2021, una delle gare a tappe di mountain bike più prestigiose e belle al mondo. I biker oggi lasciano Wellington per gli ultimi 68 km della gara. La salita a Wekwa è una strada forestale e dividerà sicuramente il gruppo. Il percorso abbraccia i ripidi pendii delle montagne circostanti prima della salita Freedom Fight. Al via in lotta per il terzo posto i Buff Scott, Hans Becking e José Diaz, e i Trek Pirelli, Samuele Porro e Fabian Rabesteiner. Al secondo posto ci sono i Bulls 2 con Simon Stibian e Martin Frey, e con le maglie gialle di leader i Songo Specialized, Jordan Sarru e Matthew Beers. E scatta lo start dell'ultima tappa della Cape Epic. Gli atleti lasciano Wellington e si dirigono verso le montagne Awekwa. I leader mantengono la maglia gialla, pensate, sin dal prologo di questa APSA Cape Epic. La gara femminile invece è stata dominata sicuramente dal team Salusmed, con Robin De Grot e Ariane Luti, dal team Faces CST con Candice Lil e Mariske Strauss, e il team Specialized con Sina Frey e Laura Stigger. Anche la categoria femminile lascia la linea di partenza con la maglia di leader, sono Laura Stigger, l'austriaca, e la medaglia d'argento olimpica Sina Frey. Intanto per la gara maschile il team Buff Scott e 191 Songo Specialized attaccano subito sulla prima salita della giornata, mentre il duo Trek Pirelli sta già soffrendo nelle prime fasi di gara.
sarà difficile per loro difendere il terzo posto in classifica oggi. L'ultima salita della Cape Epic 2021 è la Freedom Struggle, situata vicino alla prigione di Drakenstein dove fu detenuto Nelson Mandela. Il gruppo di testa ha 2 minuti e 33 secondi sugli inseguitori, i Bulls 2, che stanno difendendo il loro secondo posto in classifica. Samuele Porro di Trek Pirelli soffre oggi e ha 10 minuti di distacco dai primi. Questa è la discesa del Bon Rattler, un doppio binario roccioso. Andiamo subito all'arrivo, attenzione, sono i Buff Scott che si aggiudicano la prestigiosa vittoria dell'ultima tappa. I Songo Specialized seguono 4 secondi dietro e sono incoronati i meritati campioni assoluti di Cape Epic 2021 con un tempo di 25 ore, 17 minuti e 28 secondi. Terzo oggi il team tutto tedesco dei Bulls 2. Podio della settima tappa con i Bulls 2, Simon Stibian e Martin Frey al terzo posto, gli Specialized Jordan Saru e Matthew Bears al secondo e i vincitori di tappa i Buff Scott con Hans Becking e José Diaz. Podio assoluto con i Buff Scott, Hans Becking e José Diaz sul terzo gradino, i team Bulls Simon Stibian e Martin Frey al secondo e i vincitori, gli Specialized, Jordan Saru e Matthew Bears, che fanno la storia indossando la maglia gialla di leader dal prologo fino a questa ultima tappa. Mentre per la gara femminile le Specialized hanno vinto tutte le tappe di questa APSA Cape Epic e vogliono sicuramente fare 8 su 8. Potrebbero prendersela comoda, ma in fondo queste due ragazze sono delle vere campionesse. La vice campionessa del mondo Under 23 Stigger e la sua compagna, la medaglia olimpica Frey, attaccano fin dall'inizio. In seconda posizione la coppia Faces CST e terza la coppia Salusmed. E il team Songo Specialized ha reso la gara perfetta vincendo tutte e 8 le tappe. Sina Frey e Laura Stigger sono le più giovani vincitrici di Cape Epic ed è la loro prima volta qui, pensate. La coppia svizzero-austriaca ha completato il percorso totale in 30 ore, 39 minuti e 52 secondi. Il duo sudafricano di Faces CST arriva oggi secondo e vince la maglia africana APSA. Il terzo posto di oggi è per il team Salsumed. Il risultato di oggi rispecchia anche la classifica generale con al terzo posto Robin de Groot e Ariane Luti del team Salsumed. Al secondo posto il duo sudafricano Mariska Strauss e Candice Lille del team Faces CST e la squadra dominatrice è la Songo Specialized con Sina Frey e Laura Stigger. Seguiamo anche l'arrivo della coppia italiana Trek Pirelli con il campione italiano marathon Fabian Rabesteiner e Samuele Porro. Ma do subito la parola a Samuele Porro per un commento finale. Sì, sono veramente contento anche solo aver finito questa Cape Epic, che per me è già veramente tanto dopo aver recuperato dall'infortunio di agosto. Mi spiace veramente per Fabian perché si meritava, aveva una gamba per fare molto di più quest'anno sicuramente, però io ho dato il mio massimo anche oggi, era un'occasione ghiotta stare per la terza della generale. Ma quando gli Scott hanno attaccato io ho dovuto assolutamente abbassare il ritmo e prendere il mio passo per arrivare fino al finale. E dal Sudafrica è tutto per la 17esima edizione dell'APSA Cape Epic, che vi dà appuntamento al prossimo anno. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna la prossima settimana.